Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, tralasciate il mio aspetto perché sembra veramente che io abbia spelacchio in testa. Fra l'altro, c'è vento e fino a un secondo fa c'erano 66 gradi. In ogni caso, questo è l'ennesimo, devo dire, il terzo video che faccio per parlare del concorso scuola secondaria. Sapete che ne ho fatti altri due, in cui vi ho parlato di questa intenzione del Ministero di bandire un concorso per la scuola secondaria prossimamente. Mi soffermo moltissimo sulla parola intenzione e la sottolineo perché c'è da ricordare che in questo momento non abbiamo un decreto, non abbiamo un bando di concorso, ma abbiamo soltanto parole, appunto, intenzioni e, per così dire, ipotesi. Dal momento in cui avremo qualcosa di scritto, si potrà cominciare a ragionare sul concreto. Ci sono delle dichiarazioni sulle quali ci basiamo, perché ovviamente non stiamo parlando di cose inventate da mattino a sera, ma appunto l'ufficialità e anche tutti i dettagli che in questo momento non ci sono arriveranno nel momento in cui ci sarà un decreto e un bando a regolare questo provvedimento concorsuale. Scusate, ho aumentato un po' il livello di luminosità perché ero veramente nel buio totale. Comunque, altra puntualizzazione riguarda la tipologia di laurea. Non basta la laurea triennale, quindi ci vuole una laurea magistrale e poi c'è un doppio del requisito d'accesso, quindi basta soddisfarne almeno uno, o avere quindi la laurea magistrale più 24 CFU, oppure avere gli anni di servizio, almeno 3 anni di servizio, di cui pare almeno uno specifico. Ora, sulla questione, ma vale l'anno in corso, ma vale se è un servizio prestato nelle scuole paritarie, ma vale se, eccetera, eccetera, sono tutte delle ipotesi a cui io in questo momento non so rispondere. Tutto quello che so ve lo sto dicendo e dal momento in cui metteranno per iscritto renderanno noti ulteriori dettagli. In questo momento non si sa altro. Cosa succede? Succede questo. In questo momento, appunto, un programma non c'è. Quindi una delle domande in assoluto più gettonate, che mi è stata fatta anche sotto gli altri video, è: ma nell'attesa, come posso io studiare? Come posso io rendere fruttuoso dal punto di vista della preparazione questo tempo? Fermo restando che non sappiamo quanto ci vuole per sapere che cosa verrà richiesto in questo concorso. E non sappiamo neanche quali classi di concorso verranno bandite. Allora, la cosa più logica che mi viene in mente, fermo restando che io non ho mai preparato concorsi, quindi non lo so, e non vi consiglio neanche un manuale specifico, A perché non li conosco, B perché dipende dalla classe di concorso, quindi immagino che anche dal punto di vista commerciale ci sia tantissima scelta. Ma quello che mi viene in mente, sinceramente, è guardare all'ultimo concorso per la scuola secondaria. Che è stato, a parte lo straordinario bis, una roba allucinante, che è stato bandito nel 2020 e poi realizzato nel 2022. Una piccola puntualizzazione riguarda il fatto che per alcuni versi e in alcuni casi particolari questo concorso è ancora in corso di svolgimento. Quindi, secondo me, se vi volete fare un'idea, andate a guardare i programmi del concorso secondaria 2020 per la classe di concorso che vi interessa. Fermo restando che in questo momento non sappiamo quali classi di concorso verranno bandite per questo nuovo concorso, che viene così denominato straordinario TER, per cui magari voi adesso cominciate a studiare e poi scoprite che la vostra classe di concorso non verrà bandita. È un rischio, però giustamente se uno dice ok, per farmi un'idea come mi posso orientare, sinceramente non avendo la sfera di cristallo, questo è quello che vi posso consigliare al momento. Voi sapete che in questo momento siamo in una fase transitoria, il che significa che il Ministero ha già messo in previsione un cambiamento di rotta per quanto riguarda la scuola secondaria, cioè ci ha detto che dopo il 31 dicembre 2024 cambierà il percorso di abilitazione e si passerà a questi famigerati, famosi 60 CFU.
Quindi voi mi direte, ma se questo concorso che si farà io non riesco a vincerlo, che cosa succede? Succede che dal primo di gennaio 2025, in un modo che ancora ignoriamo, verranno chiarite queste le modalità di acquisizione di questi benedetti 60 CFU. E a quel punto chi ne ha già 24 integrerà per arrivare appunto al computo totale di questi 60. Un'altra cosa che mi viene chiesta molto molto spesso è voglio entrare nel mondo dell'insegnamento, ho questa laurea qui, come faccio, non so da dove cominciare. Allora, in generale, per quanto riguarda la scuola secondaria, la cosa principale è immettersi nelle GPS, quindi nelle graduatorie provinciali per le supplenze, il cui titolo d'accesso in seconda fascia, per la seconda fascia delle secondarie, è la laurea più i 24 CFU, mentre nella prima fascia delle secondarie entrano gli abilitati, ovvero i vincitori di concorso. Non fate confusione, perché purtroppo è vero, la confusione principale l'ha creata il Ministero. C'è molta differenza tra l'abilitazione primaria infanzia e l'abilitazione secondaria. Primaria e infanzia si abilitano già con la laurea, anche se devono fare il concorso lo stesso. La secondaria invece si abilita solo con il concorso, quindi finché si è laureati con i 24 CFU in tasca si può solo accedere alle secondarie. Ma senza divagare troppo, appunto, una volta che si ha la laurea magistrale più i 24 CFU in tasca ci si può immettere nelle graduatorie, solo che questa immissione non potete farla quando volete. Ci sono dei termini molto precisi in cui queste graduatorie aprono e può capitare che sia l'annata in cui queste graduatorie non aprono, quindi che ci sia da aspettare. Le graduatorie provinciali sono biennali e il prossimo aggiornamento sarà previsto a maggio 2024 orientativamente. Maggio, giugno, tutti questi procedimenti qui li mettono sempre in atto in estate, un po' perché si divertono a tormentarci l'estate, un po' perché è la fase di transizione tra la fine di un anno scolastico e l'inizio del successivo. Quindi voi mi direte, sì, va bene, ma se io capito nel momento in cui queste graduatorie non sono ancora aperte, che cosa posso fare per iniziare a lavorare? Se mi interessa lavorare nella scuola pubblica, può inviare la messa a disposizione, che risponde a delle regole leggermente diverse rispetto a quelle delle graduatorie. Bisogna però dire questa cosa, le messe a disposizione vanno molto a fortuna, soprattutto in generale, ma soprattutto per quanto riguarda la scuola secondaria, perché le messe a disposizione vengono chiamate solo quando gli elenchi delle GPS, degli elenchi aggiuntivi, sono tutti esauriti, quindi sono letteralmente l'ultima spiaggia della scuola pubblica. Ora, essendo molte classi di concorso della secondaria sature, il che significa che ci sono tantissimi candidati e pochissimi posti, bisogna anche avere la fortuna di beccare la classe, di avere la classe di concorso giusta e di mandare messa a disposizione nelle zone giuste. Intendo dire che in Italia ci sono delle scuole, delle regioni, delle province in cui la messa a disposizione è un miraggio assoluto. È una cosa che comunque si può tentare assolutamente, che nessuno vi vieta di fare, in attesa appunto di immettervi nelle graduatorie e quindi di rientrare in una come definirla, in una classifica un po' più istituzionalizzata. La MAD di base è molto più informale come istanza, tanto è vero che non bisogna andare in nessuna piattaforma governativa, diciamo così, per inviare MAD, mentre per iscriversi in GPS, per fare tutti i procedimenti ad essa correlati, è necessaria la SPID, è necessario andare sul sito predisposto dal Ministero, eccetera, eccetera. Si capisce già dalle modalità di invio che sono regolamentate in modo molto diverso. Quindi nulla, questo è veramente tutto quello che sappiamo in questo momento. Da come dicono, da come si sente parlare, sembra veramente che questo concorso sia
dietro la porta, di fatto sappiamo che non è così, nel senso che ci serve un decreto, ci serve un bando, ci servono dei tempi anche legali, perché legalmente un decreto di un concorso non può uscire il giorno prima del concorso stesso, per cui pare che il bando debba uscire entro l'estate. Poi quando si realizzerà, cioè anche questo ultimamente non mi è stato scritto, ma se io mi laureo a ottobre ce la faccio, non ce la faccio? Se ne sta parlando adesso, ma tenete conto che i tempi di realizzazione di un concorso non sono uno schiocco di dita, quindi io andrei tranquilla per i prossimi 6 mesi, voglio dire, non lo so, poi magari mi smentiscono, ma non la vedo una cosa molto, molto celere, anche perché stiamo ancora soltanto parlando e siamo ancora soltanto nel campo delle meravigliose intenzioni. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!